frenare l'obiettivo è stato raggiunto, quindi bisogna dare atto alla città di Roma che è riuscita a raggiungere un traguardo sicuramente importante. Cercheremo di essere brevi nella fase introduttiva, poi ci sarà un grandissimo momento musicale con con l'ensemble italiano Nuova Opera, ascolteremo brani davvero bellissimi di musica classica, cercheremo ovviamente con tutta la brevità che serve di presentarli in modo che si possano ulteriormente apprezzare, ma sono assolutamente brani conosciuti. Prima di cominciare salutiamo le autorità che sono presenti qui nella galleria e poi in platea del teatro di Roma. Allora un ringraziamento al comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Roma, capitano Statello, grazie e benvenuto. Un caloroso saluto anche al maresciallo Monaco, comandante della stazione di Lopri, al dottor Bologna, commissario capo in rappresentanza del commissariato di Siderno, e anche presente il maresciallo Suraci, comandante della capitaneria di porto di Cerredonica. Grazie, tanti sindaci, tante autorità, c'è il procuratore di Catanzaro, dottor Bertelli, buonasera dottore, il presidente Bruno Muscolo, altro noto magistrato, buonasera a voi, grazie per essere qui questa sera. Un grazie anche al consigliere metropolitano Gianpaolo Zavettieri, che è in rappresentanza anche del consiglio metropolitano. E naturalmente un ringraziamento in particolare al vescovo di Locri, Monsignor Oliva, eccolo qua, buonasera eccellenza, grazie, perché l'avevo lasciata lì, poi il tempo di organizzarci per questi pari e non la individuavo più. Ovviamente cominceremo con l'inaugurazione, con la benedizione di questa nuova struttura alla quale, se siete d'accordo, rivolgerei l'applauso più forte che si possa, perché è stato un obiettivo raggiunto, ancora si dovrà fare, però si sta partendo e si parte bene. Allora, il sindaco di Lombi, Giovanni Calabrese, bellissimo, a parte di dato, chiedo scusa, a tutti i persone sui piedi, mi piace veramente, però un momento di soddisfazione politica mia, per la mia amministrazione, sì, ma anche gli assessori, i consiglieri presenti, le autorità, e un momento di soddisfazione della città. E un percorso iniziato tanti anni fa, un percorso lunghissimo, iniziato con un finanziamento regionale di lontano 2003, e con un tempo anche una cosa da dire, che il quale assessore regionale ha preso il finanziamento della città. Lo ringraziamo per essere qua, lo ringraziamo per questo finanziamento, e saluto anche e ringrazio la presenza del sindaco Padova, l'assessore Pastapaolo, che all'epoca si occupavano per la progettazione di azione di questa struttura. Il sindaco Marincoli ha continuato questo percorso, noi non ce lo compriamo, e consegnando alla città questa opera importante dal punto di vista culturale. Qui c'è un mattatoio, un uomo che guarda tutti, un angolo brutto della città, un mattatoio che sono di spese addirittura quasi un miliardo di vecchie lire che mancano in funzione. Oggi abbiamo fatto in modo che non restasse una sola computer. Abbiamo lavorato, sono dei sacrifici e allora se una mezz'ora fa per renderlo fruibile a tutti. E siamo orgogliosi di questo, siamo orgogliosi che si riesce la nostra città, siamo orgogliosi che noi stiamo ritornando ad essere il centro culturale dell'intero comprensorio. Abbiamo realizzato altre opere importanti. Sono emozionato, qualcuno diceva oggi, ma è soltanto presente la Repubblica, la capita, non si può raccontare, con la stessa emozione che avevo quando abbiamo realizzato la bellissima scuola di Precisa. Dicevo, un percorso culturale importante, che parte oggi, è partito diciamo qualche settimana fa, qualche mese fa, con l'inaugurazione della Biblioteca Comunale a Palazzo Agnello. Biblioteca comunale importante, bella, dedicata a questo storico di Corcola, e continua questo percorso con questo teatro,
ma un'altra tappa importante sarà il 16 febbraio, quando Palazzo del Rio diventerà museo archeologico nazionale. Questo percorso culturale potrebbe concludersi tra giugno e settembre, quando andremo ad inaugurare un'altra opera importante, che è un piano all'aperto. Un piano all'aperto che stiamo realizzando in Pozzata Moschetta, e 2500 posti a sedere. Penso che quella sarà veramente l'opera che potrebbe cambiare la storia di questa città dal punto di vista delle immagini che si sono realizzate. Tanti sacrifici, coordinatori, difficile da amministrare, che è difficile farlo in condizioni finanziarie particolari, in un contesto particolare, però penso che abbiamo fatto di tutto e quindi oggi siamo qui appunto per consigliare quest'opera. Approfitto per ricordare un'altra data importante, che è quella del 10 di marzo, quando diventerà nostro concittadino dopo i Giochi, un impegno che l'anno scorso, ma anche una importante manifestazione del 21 marzo, dopo i Giochi, grazie anche alla precedenza di adesso, il 10 di marzo diventerà cittadino onorario della città di Roma. E sono convinto della bontà di quest'opera, per cui dare la benedizione in questo momento per me è un atto semplice, più che dovuto, tanto riconoscere la bontà di opere del genere in un contesto come il nostro, credo sia una cosa scontata, fosse essere allora quest'opera veramente un teatro di cultura, di crescita per tutto il nostro territorio, e non una cattedrale nel deserto. Io credo che quello che si è detto prima, l'amministratore, il sindaco, le intenzioni sono veramente alte, belle. La mia benedizione adesso vuole essere proprio questa, una richiesta al Signore, che le intenzioni che sono state espresse, i propositi, i progetti che si vogliono realizzare in questo spazio possono diventare una realtà. E buonasera a tutti, e ci auguriamo che questo teatro sia sempre pieno come questa sera. Allora possiamo procedere. Un ringraziamento ovviamente non è doveroso, è sentito ai colleghi delle televisioni, delle radio, dei giornali che stanno seguendo questo momento e domani racconteranno questa importante inaugurazione. Allora procediamo al taglio del nastro, facciamo il porto alla rovescia e ci siamo. Applauso quasi. E ora possiamo aprirlo questo sipario, perché dietro c'è la magia della musica. Per teatro, per esempio, non possiamo aprire il sipario, perché si parla di musica, e di musica anche per una realtà che ha grossi problemi come la nostra. Ma io invito questi grandi musicisti, questi professori, a salire il sipario. Thank you.
Prego. Allora, questo brano è un molto importante di pubblico. Certo. Ma io credo che capiranno subito. C'è solo un problema che di solito di cui hai detto, adesso dovrebbero fare da soli. Posso fare anche il direttore, questo non c'è problema. Ma il mio cachet mi consente anche di fare altre ore. Ma... Prego. Il sipario di questo primo atto, di questa prima serata, siamo veramente soddisfatti, non solo dal punto di vista personale ma anche per la città, soddisfatti perché vediamo una città di Locri che cresce, che migliora, che cambia, oggi l'inaugurazione di un'opera importante, un'opera strategica, un teatro, la città va avanti dal punto di vista culturale, la città viene conosciuta per cose piacevoli, cose gradevoli, cose importanti, questo è il nostro obiettivo, lo stiamo portando avanti. E grande partecipazione, grande risposta da parte di Locri e della Locri. Siamo all'inizio appunto di un nuovo percorso insieme a Domenico Pantano che gestirà questa struttura e che verrà, come dicevo prima nel mio intervento, fa parte di un percorso. Il 16 febbraio inaugureremo il Museo Archeologico Nazionale a Palazzo Aniello e il 1 di maggio, nel mese di maggio, inaugureremo anche il teatro all'aperto con 3.500 posti a sedere. Quindi veramente Locri
tempo e costruire un percorso virtuoso, un percorso nuovo, e speriamo nell'arco di qualche anno possa veramente cambiare la storia e il destino della nostra città. E ho ritenuto doveroso invitare tutti gli amministratori che hanno preso parte a questo iter lunghissimo, questo procedimento lunghissimo iniziato nel 2003 con il finanziamento regionale, quando era appunto assessore regionale l'onorevole Saverio Zavettieri, che non è qui perché è fuori sede, e il sindaco Barbo, l'assessore Ugo Passafaro, l'assessore alla cultura, che hanno seguito appunto tutto l'iter fino all'incarico progettuale, il sindaco Macri, che ha seguito appunto la realizzazione dell'opera fino al 2000, quasi al 2012, quando l'opera è stata consegnata. Poi un lungo contenzioso con la ditta che si è risolto nel 2015 con il collaudo della struttura, il bando regionale dove abbiamo previsto questo, messo in questo circuito appunto questa struttura, che è stato giudicato Domenico Pantano, e oggi finalmente ci siamo, iniziamo. Tante autorità, rappresentanze delle forze dell'ordine, ci ha fatto piacere anche vedere un nostro conterraneo, il giudice, il magistrato e il procuratore di Catanzaro, il dottore Gratteri, il presidente Muscolo, i rappresentanti della città metropolitana per Paolo Zavettieri e Caterina Belcazzo, il sindaco di Colonia. Tengo che ci siano, c'è una grande attenzione nei confronti della nostra città, questa è una cosa bella anche per noi che l'amministriamo facendo grandi sacrifici. Un ringraziamento devo farlo a chi lavora con me, a chi fa politica con me, la mia amministrazione, Raffaele in particolare, che si è speso quest'ultima settimana insieme ad Anna Sofia, perché è stata una settimana assai faticosa per raggiungere questo risultato, però ci siamo, abbiamo iniziato, finalmente abbiamo questo teatro.